Ciao ragazzi, ecco il primo episodio della modalità allenatore che abbiamo deciso di fare tutti insieme attraverso questi video. Diciamo che è una specie di videocarriera, non so se vi piace come nome. Dai, iniziamo. Allora, dopo mille domande e sondaggi, abbiamo deciso di affrontare questa nuova avventura con una squadra della seconda divisione inglese, il Wolverhampton. Un secondo che lo prendiamo. Ecco qui i lupi. Squadra con ottimo budget. Andiamo all'impostazione della carriera. Difficoltà leggenda. Durata 4 minuti. Rigore finanziario lasciamo flessibile. Andiamo avanti. Niente. Competizione europea la prima stagione. Come giusto che sia, proseguiamo. L'obiettivo per me è di vincere il campionato e andare in Premier League e poi si vedranno prossimo. L'allenatore l'abbiamo scelto anche questo insieme, sarà Roberto Baggio. Non uso il mio nome perché non mi va soprattutto, e poi è un modo più divertente secondo me per affrontare la carriera. Il divincodino sulla panchina dei lupi. L'uomo che ballava coi lupi. Boh, vabbè, lasciamo stare. Nazionalità italiana, stile di vita, mettiamo, ma no, dai, facciamo i professionali, camicia e cravatta, poi colore blu marino, carnagione marrone, tipo normale, dai, avanti. Ecco l'articolo di Sky Sport HD, la squadra Wolverhampton nomina Roberto Baggio come nuovo allenatore. Le solite frasi, la squadra Wolverhampton ha scelto di rischiare affidando per la panchina un tecnico, la la la, inesperto, la la la, non mi interessa niente. Comunque, aspettiamo che si carichi. Ecco l'altro articolo. Ve lo leggo un po' così per perdere tempo. Dopo aver firmato il contratto, gli è stato chiesto a Baggio se fosse interessato ad allenare una nazionale o al proprio club. E Baggio risponde: è il sogno di ogni allenatore. A me, sinceramente, non mi interessa. Infatti, poi decideremo insieme se arriva qualche offerta, se accettarla o declinarla. Salviamo. Come noi mettiamo il nome della nostra fanpage di Facebook, tutti pazzi per FIFA. Ah, comunque, nel frattempo, voglio ringraziarvi perché abbiamo superato i 6.000 iscritti sulla pagina, i 6.000 fan, scusate, e abbiamo raggiunto i 50 iscritti sul canale. In questo periodo ho trascurato un po' il canale, ma con questa nuova avventura so che mi rifarò. Salviamo. Non ci stava là. Vabbè, è uguale. Adesso, allora così vi faccio vedere. Allora, vi faccio vedere il budget con cui iniziamo. Trasferimenti, stanziamento, budget. Abbiamo 9 milioni di budget, però possiamo aumentarlo di pochissimo. Diciamo arrivare a 9.100, non di più. Faccio vedere la rosa che abbiamo a disposizione. Rosa, a mio parere, bruttissima. C'è molto da cambiare a partire dal portiere, dal terzino destro, cioè i centrali. Per me è rosa completamente da rifare. Mi divertirò, dai. Mi piace questo esterno sinistro. Pesco. Poi gli attaccanti Doyle e Blake, ma poca roba diciamo. Anche se Doyle, secondo me, posso tenerlo per. Dai, come punta di peso. È forte questo attaccante classe 91 svedese, Sigurdarsson, che potrà servirmi. Comunque dai, non è malissimo come rosa. Fidatevi che la miglioreremo insieme. Vediamo i nostri obiettivi. Ah no, idiota, scusate. I nostri obiettivi dobbiamo ancora svelarli. Vediamo, adesso li andiamo a guardare insieme. Fantastico.
vediamo che si carica. Ok, obiettivo di campionato, lottare per la promozione. Io ho campionato, voglio vincerla. Voglio vincerla, ho paragonato il quarto finale. Niente, che dolce, ci sarebbe il benvenuto, ok.